Si legge talvolta che Rousseau sia il teorico della democrazia, come se egli ritenesse che lo stato migliore fosse lo stato democratico. Ma se noi ci fermiamo a queste affermazioni generiche, corriamo il rischio di non comprendere invece la complessità della posizione di Jean-Jacques Rousseau a riguardo. E in particolare, andando un pochino a spulciare il libro terzo del contratto sociale, ed in particolare leggendo un paragrafetto dedicato appunto al governo democratico, alla democrazia, intanto egli dice che la democrazia, si adatta a stati di piccole dimensioni. Quindi a stati sul modello delle polis greche, sul modello dei comuni medievali, in cui l'assemblea, il popolo, in cui ricordiamoci risiede la volontà generale, il popolo può riunirsi facilmente in assemblea e legiferare. Quindi è ovvio che la forma democratica non si adatta a stati di medie e di grandi dimensioni, per i quali Rousseau invece parla di aristocrazia, nel caso di stati di medie dimensioni, e di monarchia come forma più adatta per gli stati di grandi dimensioni. Ma il discorso non finisce qui, perché affinché la democrazia, in un certo senso, esprima e realizzi i fini dello Stato, che non dimentichiamoci mai, il fine dello Stato consiste nel bene comune, non è sufficiente la forma di governo, ma un requisito indispensabile risiede nella virtù dei cittadini. Se si prescinde da questo elemento, qualsiasi forma di governo, sia esso democratico, aristocratico o monarchico, è destinata a mancare il suo scopo, cioè a non realizzare il bene comune, ma soltanto l'interesse particolare di una fetta più o meno ampia di popolazione. Dunque, questo tema della virtù non può essere ignorato se si vuole intendere appieno il pensiero politico di Rousseau. E come si realizza nei cittadini la virtù? Da cosa dipende la virtù? Evidentemente dipende dalla buona educazione. E qui torniamo a ciò che ha già Platone, già Aristotele avevano sostenuto nelle loro opere di politica, e cioè che nessuno Stato può raggiungere il suo fine se non è composto da cittadini virtuosi. E i cittadini diventano virtuosi quando vengono educati alla pratica di determinate virtù civili. Quindi il cittadino virtuoso è il cittadino che nelle sue azioni rispetta le leggi, è animato dall'amor di patria, non prevarica sugli altri cittadini, pur potendolo, perché magari è più ricco o più intelligente, eccetera, eccetera, rispetta rigorosamente le buone leggi che sono finalizzate appunto alla realizzazione della prosperità dello Stato, alla realizzazione del bene comune. E senza questa virtù, ripeto, senza questa virtù non può realizzarsi la democrazia. E la democrazia, ripetiamo, per Rousseau non è adatta a governare
governi di medie e di grandi dimensioni, a stati di medie e di grandi dimensioni, e quindi risulta difficile, diciamo così, vedere in Rousseau un simpatizzante, no, dei governi democratici. Ma se andiamo a leggere qualche brano tratto dal Contratto sociale, in proposito, ci renderemo conto, con le parole stesse di Rousseau, di quanto questa questione sia molto più complessa di come di solito venga presentata. E andiamo a leggere, per esempio, a proposito della democrazia, siamo nel libro terzo, paragrafo 4, dice Rousseau: prendendo il termine nella sua rigorosa accezione, si può dire che non è mai esistita una vera democrazia e non ne esisterà mai. Questo è eloquente di per sé. Cioè, per Rousseau non solo la democrazia non è mai stata veramente realizzata, ma non si darà mai uno Stato che sia veramente democratico. Quindi c'è qui una aperta dichiarazione di sfiducia da parte di Rousseau sulla possibilità di realizzare uno Stato autenticamente democratico, e non soltanto per le ragioni che abbiamo detto, perché gli Stati, anche al tempo di Rousseau, erano Stati di grandi e di medie dimensioni, fatta eccezione per alcuni città-stato, pensiamo a Ginevra, no? Che era la patria di Rousseau, ma anche perché la democrazia richiede la massima virtù nei cittadini, proprio perché sono i cittadini chiamati a ricoprire le più alte cariche, le magistrature. Nella democrazia propria delle piccole state, dice Rousseau, addirittura la maggior parte dei cittadini che a turno ricopre le varie magistrature. Ma c'è un'altra ragione. Continua Rousseau: è contro l'ordine della natura che la maggioranza governi e la minoranza sia governata. Non si è mai verificato, è una pura utopia pensare che sia la maggioranza a governare la minoranza, semplicemente per problemi, potremmo dire, tecnici, no? Prima o poi si formeranno, diciamo così, delle commissioni ristrette, perché non è possibile affrontare i mille problemi del governo in maniera assembleare. C'è sempre bisogno di formare comunque delle commissioni, dei gruppi più ristretti che in qualche modo si incarichino di governare. Quindi non è possibile una democrazia in senso stretto, come intesa come appunto governo del popolo. Non si può immaginare che il popolo resti continuamente radunato in assemblea, quindi, per attendere agli affari pubblici, e si vede facilmente che esso non potrebbe stabilire all'uopo delle commissioni senza che la forma dell'amministrazione muti. Cioè, nel momento in cui il popolo radunato in assemblea per sbrigare gli affari di governo fosse naturalmente costretto a formare delle commissioni, non si tratterebbe più di democrazia, ma già di una forma diversa. Per esempio, si tratterebbe di una forma di aristocrazia in cui vengono scelti i migliori per compiere determinate funzioni che non tutti possono compiere, cioè le funzioni di governo. A proposito poi della virtù dei cittadini, sentite come si esprime Rousseau. D'altra parte, quante cose difficili da riunire non suppone questo governo, cioè il governo democratico. In primo luogo, uno Stato piccolissimo, ove il popolo sia facile a radunarsi e dove ogni cittadino possa agevolmente conoscere tutti gli altri. Questo è un punto importante, cioè la democrazia, ammesso e non concesso che
si possa realizzare richiederebbe comunque uno Stato piccolissimo dove tutti si conoscono, la città-Stato, dove tutti si conoscono personalmente e dove sia possibile al popolo, cioè al sovrano, radunarsi tutti insieme in un luogo e deliberare. Secondariamente, una grande semplicità di costumi che eviti il moltiplicarsi degli affari e le discussioni spinose. Vedete? Si comincia, appunto, qui Rousseau comincia a tirare in ballo la virtù, cioè uno Stato democratico funziona soltanto se i cittadini hanno una semplicità di costumi, cioè non hanno desideri superflui, non hanno ambizioni particolari, ma si accontentano di poco. E questo è importante perché cittadini troppo esigenti, diciamo così, oggi diremmo forse un po' troppo viziati, farebbero sì che gli affari dello Stato, diciamo così, moltiplicassero, no? Moltiplicassero le loro diramazioni, perché maggiori sono i desideri, maggiori sono le esigenze dei cittadini e maggiori sono anche i problemi che uno Stato deve affrontare per soddisfare queste esigenze, questi bisogni. Inoltre, l'eguaglianza dei gradi sociali e delle fortune, senza di che l'eguaglianza non potrebbe sussistere lungamente nei diritti e nell'autorità. Cioè, in uno Stato democratico non deve esserci la distinzione tra ricchi e poveri, tra chi ha tanto e chi ha poco e chi non ha niente. E quindi ci deve essere, diciamo così, un livellamento economico. Perché? E perché se ci fosse una distinzione tra i pochi ricchi e i molti poveri, prima o poi i ricchi prevarrebbero e, diciamo così, avocherebbero nelle loro mani il governo e sottometterebbero in qualche modo gli altri cittadini. Quindi non ci sarebbe più democrazia. Continua ancora Rousseau. Infine, poco o punto lusso, poiché il lusso o è effetto delle ricchezze o le rende necessarie. Ecco qui la tematica che abbiamo già visto nel discorso sulle scienze e le arti. In uno Stato democratico deve essere bandito il lusso, perché il lusso, diciamo così, è padre dei vizi, il lusso o deriva dalle ricchezze o esso stesso le alimenta, perché evidentemente per soddisfare il mio bisogno di lusso devo essere ricco, devo poter acquistare, no, i beni di lusso e devo in un certo senso avere la possibilità anche di arricchirmi se voglio soddisfare queste esigenze superflue. E esso corrompe il lusso, al tempo stesso il ricco e il povero, l'uno col possesso. Quindi ancora la tematica, no, del lusso, delle mollezze, dell'ozio, della vita dei ricchi, no? Che corrompe la virtù, la virtù civile dell'uomo. E corrompe al tempo stesso il ricco e il povero, l'uno col possesso e l'altro con la cupidigia. Quindi anche il povero, guardando che qualcun altro è ricco e vive nel lusso, negli agi, nelle comodità, comincia a provare sentimenti di invidia. E siccome l'invidia è un sentimento negativo, ecco che questo sentimento finirà col corrompere anche il povero e suscitare in lui, diciamo così, desideri particolari, facendogli dimenticare il bene comune. Vende la patria alla mollezza, alla vanità, toglie allo Stato tutti i suoi cittadini per asservirli gli uni agli altri e tutti all'opinione. Ancora i guasti provocati dalla differenza tra ricchi e poveri, provocati dal lusso. Quindi. Ancora, ecco perché un celebre autore, qui si riferisce a Montesquieu, ha posto la virtù come principio della Repubblica, perché tutte queste condizioni non potrebbero sussistere senza la virtù. Ecco qui il tema della virtù. Quindi la virtù è il vero principio della Repubblica, cioè della democrazia in particolare, no?
ma anche, vedremo, dell'aristocrazia, cioè del governo dei migliori. I migliori chi sono? Sono coloro che appunto sono capaci, intanto per intelligenza, per competenze, eccetera, eccetera, di governare, ma lo sono anche e soprattutto perché sono persone disinteressate, aristocratici, quindi l'aristocrazia nel senso dei migliori, sia dal punto di vista delle competenze, dell'intelligenza, della capacità, ma sia anche e soprattutto dal punto di vista della virtù, della rettitudine morale. Quindi questo discorso della virtù vale anche per i governi, diciamo così, aristocratici, che abbiamo visto per Rousseau sono adatti agli stadi di medie dimensioni. Ma ecco qui anche a maggior ragione per la democrazia, no? Riprendere le parole di Montesquieu, non è possibile nemmeno immaginare uno stato democratico, no? Se i cittadini sono corrotti, no? Se cioè i cittadini badano ai loro interessi personali, al loro tornaconto personale, approfittandosi degli altri per soddisfare le loro brame, le loro ambizioni, per dar sfogo alla loro cupidigia e così via.